Se dovessi descriverla in due parole, direi comfort e tecnologia. Skoda Kodiaq, il primo vero SUV del brand ceco, costruito sulla piattaforma MQB del gruppo Volkswagen, che condivide con Volkswagen Tiguan e con Seat Ateca, è decisamente molto più grande delle sue cugine, infatti è l'unica disponibile anche nella versione a 7 posti. Cominciamo dal design. A me non dispiace, con questa grande calandra e gruppi ottici con tecnologia full LED. Le linee sono tese e spigolose. Anche la fiancata non è niente male, con quella nervatura laterale che ne sottolinea l'aspetto muscoloso. Non è come la Concept Vision S che l'ha preceduta un paio d'anni fa, ma si capisce che bisogna fare i conti con le esigenze anche pratiche. Però così, con questi cerchi da 19 pollici, c'ha il suo perché. Forse il design del posteriore è quello più difficile. La Kodiaq è lunga, 4,70 m, ma non esagerata, larga 1,88 m, ma in particolare il passo di 279 cm promette grande comfort a bordo. È offerta in 4 allestimenti, questo è lo style, il top, e già qui di serie ci sono un sacco di cose. Per esempio, cruise control adattivo, cerchia in lega da 19, fari full LED, fari fendinebbia con funzione curvante, navigatore satellitare con display da 8 pollici, comandi vocali e tanto altro. Bene, ora ci facciamo un bel giro e poi dopo vediamo meglio com'è fatta, ok? Questa che stiamo provando è la versione a gasolio con i 2 litri da 190 cavalli, la più potente, abbinata alle 4 ruote motrici e al cambio DSG doppia frizione a 7 rapporti, praticamente il top. Tra i ragazzi di HD c'è anche chi ha provato quella con il 2000 da 150 cavalli e la trazione anteriore, ma mi hanno riferito che anche lì la tenuta è buona e il motore consuma anche poco. Nonostante le dimensioni e il peso, guidandola riserva davvero delle piacevoli sorprese. Ha un'ottima tenuta di strada e riesce a dissimulare bene il suo peso, non c'è mai, diciamo, il cosiddetto effetto barcone. Buone davvero le sue doti di guida, l'assetto è ben bilanciato, ha un comportamento su strada sempre molto sicuro, tra le curve non appare mai impacciata. Gli ammortizzatori copiano bene ogni asperità della strada, anche la frenata è ottima, si riesce a modulare bene. Con questo propulsore è offerta solamente con il DSG a 7 rapporti e con il 4x4. Beh, per quanto riguarda il cambio, direi che con una macchina così confortevole l'automatico è quasi d'obbligo. Il DSG a 7 rapporti lo conosciamo piuttosto bene, l'abbiamo già guidato su altre autovetture del gruppo. Niente da dire, l'effetto corriera è limitato giusto ogni tanto quando si è in modalità eco, ma niente di preoccupante. Oh, a proposito della modalità eco, occhio perché se dovete partire da fermo in fretta, a volte forse non capisce immediatamente la vostra necessità ed è un po' lento, quindi stateci un po' attenti. Mettete in sport e cambia decisamente temperamento. Potete anche usare il cambio manuale con i pedals dietro volante, ma insomma, non è una sportiva, non chiedetele troppo. Al grande comfort contribuisce anche l'isolamento acustico. Anche a velocità autostradale si può parlare tranquillamente senza problemi, insomma, l'hanno insonorizzata proprio bene. A proposito di motore, questa Kodiaq non nasce certo per correre, ma questo TDI può spingerla oltre i 210 km/h di velocità massima e in meno di 9 secondi raggiunge i 100 all'ora, ma soprattutto è sempre elastico e progressivo e con un buon allungo. La Kodiaq è davvero piacevole da guidare, lo sterzo è preciso, ci sarebbe solo piaciuto un po' più duro alle velocità più elevate. Certo le sue dimensioni non vanno proprio d'accordo con le strade trafficate della città, il suo habitat naturale sono le strade extraurbane e le autostrade, dove dà il meglio di sé. Però va detto che è grande, sì, ma ha un raggio di sterzata ottimo e le manovre anche in spazi ridotti non sono mai un problema. Fin dall'inizio della nostra prova ho parlato di tecnologia e mi riferivo anche a quella che ci fa viaggiare più sicuri. C'è la frenata di emergenza assistita, l'assistente di corsia e anche il sensore dell'angolo cieco. È ottimo il cruise control adattivo, vi porta fino ad arrestare completamente l'auto. Dopo 5 secondi si spinge appena sull'acceleratore e la nostra Kodiaq riparte. Oh, a proposito di sicurezza, i fari full LED fanno davvero una gran luce, sono ottimi. Dentro non è premium, ma ci va molto vicino. Certo, magari alcune plastiche usate per gli interni non saranno le stesse che trovate su una Volkswagen o sulla cugina nobile Audi, però si presenta bene, molto bene. Sono buoni gli assemblaggi e le finiture sono curate.
si percepisce la qualità. La plancia è in stile proprio tedesco, qui si capisce l'appartenenza al gruppo Volkswagen. L'aspetto è rigoroso e ordinato e si trova tutto però senza dover fare la caccia al tesoro. Comfort ed ergonomia impeccabili, volante multifunzione dalle dimensioni giuste, computer di bordo con un bel display dove tutto è sempre sotto controllo. Il tunnel centrale è comodissimo, fatto bene, ma non dà fastidio a chi guida. E poi è impossibile che non troviate la vostra posizione di guida ideale. Va bene per tutte le taglie, con il sedile, con le sue ampie regolazioni, in questo caso in questo esemplare elettriche, e il volante regolabile in altezza e profondità, proprio come si deve. Tanto spazio davanti, ma anche dietro. Anche se chi guida è alto come me, dietro stanno molto comodi, da business. C'è chi si è preso la briga di contarli tutti e in questo immenso abitacolo pare ci siano in tutto ben 27 vani portaoggetti. Ci sta tutto! E per i bagagli in numeri da record si va da 720 a oltre 2065 litri di capacità nel bagagliaio. Si parte da 720 che diventano 650 abbassando un po' lo schienale del divano posteriore e lì scatta la pennica. 835 facendolo scorrere in avanti. Ripiegando i sedili si arriva a quota 2065 litri e ci possono stare oggetti lunghi fino a 2,80 m se la ordinate con il sedile anteriore destro abbattibile. Coraggio, siete già pronti per la prova IKEA. Tra le comodità la keyless per salire a bordo senza toccare il telecomando e il bagagliaio ad apertura elettrica. Diciamo la verità, ci facciamo viziare volentieri. Un altro punto a suo favore è la visibilità. Tanta davanti con questo enorme parabrezza, ma, e non capita spesso, anche dietro con il lunotto posteriore. Compatibilità con Android Auto e anche Apple CarPlay. Il navigatore funziona bene, è piuttosto veloce, si controlla in maniera fluida e priva di rallentamenti. Tra gli optional qui non ci sarà la strumentazione virtuale, ma il sistema di infotainment è davvero valido. Anche quelli a cui bastavano i sensori si accorgeranno poi di quanto è comoda la telecamera posteriore. Potete anche scegliere il tipo di visuale che vi piace di più. Se avete una famiglia numerosa, questa potrebbe essere la vostra auto. Anche a 7 posti, con soli 800 euro in più, lì potete avere due sedili, abbastanza comodi per ospitare anche due adulti, magari per viaggi non troppo lunghi. L'unica versione a benzina monta un 1400 TSI turbo da 125 cavalli, l'ideale per chi la adopera soprattutto in città e per tragitti extraurbani brevi. Per chi la vuole a gasolio e fa più chilometri, si può scegliere tra i due step di potenza dell'ormai collaudato 2000 TDI del gruppo, da 150 oppure 190 cavalli. Tutti e due i turbo diesel consumano poco, questo più potente, anche andando piuttosto svelti, si sta sui 15 km con un litro, che non è niente male. I prezzi sono molto interessanti. Si va dai 24.250 euro per la 1400 TSI benzina da 125 cavalli, mentre la nostra parte da 39.950 e così accessoriata, molti optional, arriva a quota 47.205. Per la trazione integrale tenete presente che servono sempre 2.000 euro in più e per ora si può avere solo con i motori a gasolio. Sono prezzi molto competitivi, tanto da poter dar fastidio anche ai SUV più compatti. Le sue rivali comunque sono Ford Edge, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Renault Koleos, Land Rover Discovery Sport, ma con gli argomenti che possiede non teme assolutamente la concorrenza. Qualcuno magari potrà dire che non ha lo stesso appeal delle altre cugine, ma ha gli stessi contenuti. Se siete persone concrete che guardano la sostanza, beh allora questa Skoda Kodiaq è la macchina che fa per voi. Intanto fateci sapere se questa Kodiaq vi piace, se l'avete provata o già comprata e se ne siete soddisfatti. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e lasciate i vostri commenti. Condividete poi questo video anche sui social e continuate a seguirci su hdmotori.it. Il piccolo ombrello nella portiera di chi guida, quasi come la Rolls. Le tendine sui finestrini posteriori, il profilo per proteggere la carrozzeria intorno alle portiere, che esce e rientra automaticamente quando le apriamo e le chiudiamo. Raschietto per il ghiaccio nello sportello del serbatoio del carburante. La luce del bagagliaio, che diventa una torcia a LED portatile. Come dicono loro, simply clever.